così ci mettiamo proprio al centro. Chiedo ai bodyguard, non dire nulla adesso, parliamo dopo, non dire nulla, nulla, nulla. Allora, prego. Che scenda il sipario. Flavio, tu puoi tornare in giuria. Sì. Noi scendiamo col sipario. Entrate Tiziano e Lucrezia. Allora adesso succederà questo. Se sarà veramente la signora Fabrizi, dovrà togliere la maschera. Se invece non è la signora Fabrizi, non solo non toglierà la maschera, ma sarà già qualificata per la terza puntata. Quindi gli abbiamo dato uno scivolo per volare verso il prossimo appuntamento. Volete smascherare questo personaggio? Chiamatelo allora, andate! Giù la maschera! Allora io controllo che cosa sta succedendo qua dietro. E datemi l'atmosfera, datemi la musica di tensione, perché questo è il momento, come è già successo in questa puntata, di capire chi si nasconda sotto questa maschera. Allora, adesso i nostri bodyguard alzeranno gli scudi per proteggere ulteriormente l'identità del nostro personaggio. Allora, c'è una forte tendenza a dire che ci sia Valeria Fabrizi. Adesso lo scopriremo quando il sipario si alzerà. Su sipario! Andiamo su! Bodyguard, chiudete bene gli scudi! Chiudete bene gli scudi, bodyguard! E così siamo pronti per capire chi ci sia. Sarà veramente Valeria? Sarà lei? Allora, se siamo pronti, se ci siamo quasi, io posso dire ai bodyguard di... Non posso ancora dire di aprirsi, scusate. Rimanete ancora qua in attesa, lo so che c'è grande tensione, lo so che vorreste sapere che accade, ma ancora dovete pazientare qualche attimo. La maschera è praticamente pronta. Ci siamo? Allora, bodyguard! Apritevi! Ferma lì maschera! Andate voi! Apritevi! Allora, adesso scopriremo chi si nasconde dietro la rosa o che la rosa non è affatto la persona che voi immaginate. Lo scopriremo in 5! 4 3 2